Da Golf Television e da Roberto, ciao a tutti. Sempre per rispondere alle domande che ci fate numerosi e del quale siamo molto felici, diamo una risposta a Giulio da Foggia, il quale mi chiede: la mia palla è sporca, come potete vedere la palla è sporca di fango, ci troviamo sul green, io ho l'autorizzazione quando sono in green perché è l'unico punto dove posso sempre alzare la palla, marco la palla, alzo la palla e la pulisco. E cosa faccio? La pulisco in questo modo, la sfrego sul green. Allora, so che qualcuno ha preso la penalità per aver fatto questa operazione e qui diventa difficile capire perché è stata data la penalità. Diciamo comunque, andando per ordine, sfregare la palla sul green per togliere del fango, come in questo caso, è una cosa che mi è consentita e non viene considerato provare la superficie del green. Provare la superficie del green che cos'è? Far rotolare una palla. Provare la superficie del green è raschiare il green per capire com'è lo snap, com'è il taglio, com'è sufficiente. Se dovessi toccare con la mano in questo caso, non è provare la superficie del green, perché voglio provare se c'è dell'umidità o meno. L'azione che hai fatto tu, Giulio, della quale ci hai dato descrizione, ti ha portato a prendere una penalità. Ora c'è da capire se la tua azione era fatta con l'intento di capire le condizioni del green o era fatta solo per pulire la palla. Se era fatta solo per pulire la palla, come dice l'interpretazione relativa alla regola del putting green, non c'era alcuna penalità. Se l'hai fatto con l'intenzione di carpire notizie del green, allora in questo caso c'è la penalità. Chiaro che è difficile per noi arbitri stabilire l'intenzione del giocatore. Posso dire, sei entrato in gioielleria perché volevi rubare, l'altro mi dice no, avevi soldi per comprare. Cioè, mi sembra una battuta molto stupida, però questo è. Quindi ricordiamoci sempre, per evitare queste situazioni, magari andiamo a farlo fuori la pulizia di questa palla, prendiamo il fazzoletto che abbiamo in tasca, portiamoci con noi uno straccetto e puliamo la palla, oppure come fanno tanti giocatori che fanno una cosa ignobile, magari ci sputtano sopra e poi la puliscono. Però diciamo che l'azione della sfregare la palla per togliere del fango sul putting green non porta alla penalità per avere provato le condizioni del putting green. Grazie per la domanda, grazie Giulio. Da Golf Television e da Roberto, buon golf a tutti.